la parola. Buongiorno a tutti e benvenuti nella nostra Aula Magna, che è oggi un bellissimo spettacolo, soprattutto se pensiamo a quello che succedeva così poco tempo fa. Anzi, benvenuti anche a chi ci segue da Pesca, che vedo attraverso il monitor. Oggi è una bella giornata per l'università e per tutti noi. Vedete, l'idea di avvicinare oggi le aziende ai ragazzi, al mondo dell'università, è un bellissimo progetto del professore Modina, che ha portato avanti in questi mesi con le attività del nostro Contamination Lab, che abbiamo istituito insieme alla Regione Molise, grazie anche alla sensibilità che il Presidente Toma dimostra sempre su questi temi di area economica. Oggi, dicevo, è una giornata particolare, interessante, perché si ricorda la figura di un grandissimo imprenditore che abbiamo avuto in Italia, per certi versi un genio, che era Adriano Olivetti, tanto capace da essere ricordato da tante persone per quello che ha fatto e per quello che ha raccontato. Ora, io dico sempre che il rettore non dovrebbe parlare dei temi della giornata, e non dovrebbe perché è sicuramente meno bravo dei relatori che lo seguiranno, e quindi io poi sono radiologo, anche se devo dire che da radiologo il mondo delle aziende e dell'impresa mi interessa molto, soprattutto adesso che c'è un grandissimo rilancio della parte tecnologica applicata al mio settore. Però mi interessava di più ricordare alcune delle cose che ha lasciato Adriano Olivetti, anche come idea. Se pensate, innanzitutto, un grandissimo innovatore, lui raccontava le cose di cui parlerete anche stamattina, in un'epoca in cui non ne parlava nessuno. Quando succede questo, la visione dell'uomo porta grandi cambiamenti. Vedete, lui pensava all'uomo al centro dell'impresa e l'impresa al servizio della comunità. Oggi sembra scontato, quando lui l'ha detto non lo era affatto. Per esempio riferimento alle cose che dice alcune volte Brunello Cucinelli, che io ho incontrato dal vivo e con il quale mi sono confrontato. Oggi lui dice delle cose molto diverse da quelle che noi vediamo nel mondo per lo sviluppo delle aziende, ma guardate che Adriano Olivetti non era lontano come idea. Anzi, lui pensava che il benessere di chi lavora nell'azienda desse risultati migliori all'azienda, quindi non era soltanto un modo di costruire bene. E poi c'era qualcosa che lui diceva a proposito dei sogni, dell'utopia, che alla fine l'utopia è comodo come concetto, perché quando uno deve pensare che una cosa non si può fare, dice un'utopia, è più semplice, non si può fare. Ci si dovrebbe domandare ogni volta se l'utopia è una vera utopia o se è semplicemente una mancanza di coraggio di chi ha l'idea, che si rende conto delle difficoltà, della lunghezza del percorso. Ora, una giornata come oggi deve servire anche a dire che chi ha le idee le deve mettere in campo, deve avere il coraggio di metterle in campo, perché tante volte i risultati si raggiungono e senza coraggio, senza capacità, senza forza i risultati non si raggiungono. Il caso, vedete, una delle cose che più mi dispiace, proprio lontano dal mio carattere, quando si guarda una persona che ha avuto successo in qualunque campo, anche nel campo naturalmente dell'industria, delle aziende, e si dice è stato fortunato. Guardate, la fortuna c'entra poco, nel senso che può essere un pezzo, un piccolo pezzetto del successo di un progetto, ma il progetto è lavoro, è idee, applicazione, è confronto, è apertura mentale, tutte cose belle che si possono cominciare a fare nella giornata di oggi. L'ultima cosa che vi voglio raccontare è che quando per la prima volta pensai, era ormai lontanissimo, 2016, di poter candidarmi a fare il rettore, la maggior parte dei colleghi con cui mi confrontavo mi diceva è un'utopia, non sarà mai possibile, tu hai troppe cose, diciamo, negative, che venivo da medicina, che ero troppo giovane come ordinario. Beh, devo dire che io, come sapete, nel 2019 sono stato eletto rettore, e per un professore universitario questa è sicuramente l'utopia più grande, che nel mio caso ho avuto la fortuna naturalmente di realizzare. Quindi io vi invito ad avere coraggio, e avere coraggio e a credere in voi stessi. Questa è l'altra cosa importantissima. Non basta il coraggio se non si ha la giusta, sacrosanta fiducia in se stessi e nelle capacità che voi sicuramente avete. Questo territorio mi ha stupito mille volte per questa grandissima capacità di fare le cose. Sono sicuro che tanti di voi vedranno oggi una prospettiva, un'idea di progetto che potrà essere realizzata nei prossimi anni. Buon lavoro a tutti e in bocca al lupo.